Sulla nave quarantena Rhapsody, davanti a Lampedusa, ci sono circa 700 persone. Le ultime sono state imbarcate all'alba. Erano arrivate nei giorni scorsi a bordo di barchini. Restano nel centro di accoglienza dell'isola circa 1000 persone. Una parte sarà imbarcata sulla nave quarantena Suprema. Finora 667 migranti sono risultati negativi al Covid, 34 positivi accertati, ma oltre ai controlli sanitari si stanno rafforzando quelli di identificazione e fotosegnalazione dopo gli ultimi attentati che hanno colpito la Francia. Personale di supporto è stato inviato sull'isola per procedere a controlli mirati. Finora oltre 300 persone sono state identificate dalla scientifica. Rispetto allo scorso anno, gli sbarchi sono aumentati parecchio, dati che vanno letti in un contesto geopolitico che si è complicato anche a causa della pesante crisi economica che ha investito la Tunisia, ha detto il ministro degli interni Luciana Lamorgese, auspicando unità tra paesi e l'intervento dell'Europa.